Il presidente Obama, come lo sto seguendo io nella mia qualità di giornalista, sono Fulvio Grimaldi, faccio il giornalista e il documentarista, come lo sto seguendo da alcuni anni nei suoi vari movimenti, nelle sue varie politiche, soprattutto estere, è il presidente che ne ha fatte di più di guerre di quanto non ne ha fatte Bush, che pure viene esecrato, condannato, criticato. Delle tre guerre di Bush, che sono l'Afghanistan, l'Iraq, anche il Pakistan, sono diventate sette con Obama. Abbiamo Libia, Siria, Yemen, ancora Iraq, Afghanistan, Pakistan, la Somalia. E se non ci sono direttamente truppe degli Stati Uniti o della NATO, che poi è un'espressione, è un tentacolo degli Stati Uniti a comando statunitense, ci sono i surrogati di queste potenze, soprattutto degli Stati Uniti. Ci sono le formazioni jihadiste che in ogni caso sono state finanziate e poi anche addestrate dagli alleati degli Stati Uniti, Arabia Saudita, Turchia, eccetera. Uno degli episodi più drammatici che è tuttora in corso da 5 anni è la guerra contro l'Iraq. In questo documentario Armageddon sulla via di Damasco cerco di raccontare quello che è successo al Medio Oriente. Ci sono state le primavere arabe, c'è stato il tentativo in alcuni paesi, Egitto, Tunisia, di rivoltarsi contro una dittatura molto filo occidentale, molto legata agli Stati Uniti, che è stata soppressa e che non ha avuto esito, oppure un esito parziale e non rispondente alle aspettative di quelli che si erano rivoltati. Ma poi ci sono stati altri episodi, la Libia e la Siria, diversi, dove c'è stata una congiura alimentata, organizzata dall'Occidente, Israele, Stati Uniti, ma con la collaborazione della Unione Europea, per sovvertire dei governi che anche in questo caso, come nel caso dell'Iran, dei paesi latinoamericani, sono paesi che non obbediscono, che non ci stanno, che non stanno in riga. Gheddafi, Assad, prima ancora Saddam. Ecco, la Siria da 5 anni è sotto schiaffo. Le hanno fatto di tutto. Era un paese laico, era un paese socialisteggiante. Forse non aveva tutti i crismi della democrazia come fingiamo di averli noi, ma è un paese ordinato che rispettava tra l'altro tutte le componenti della nazione, tutte le confessioni, tutte le etnie. Non c'erano dissidi ed era un paese che aveva difeso fin dall'inizio, fin dal 48, il diritto alla Palestina di essere libera e indipendente sul suo territorio. E questo paese, siccome anche questo, come l'Iraq, come la Libia prima, non ha chinato la testa, gli sta succedendo quello che abbiamo visto, cioè bande di terroristi assoldate e rastrellate in mezzo mondo, imbevute di fanatismo islamico, con appositi addestramenti anche culturali, anche religiosi, addestrati ed armati dall'Occidente in Giordania, in Turchia, con armi occidentali, eccetera, lanciate contro un governo legittimo, democraticamente eletto. E questa storia dura da 4 anni ed è una storia atroce che è un po' il simbolo di tutte queste guerre che ormai vengono definite infinite, scatenate dopo l'11 settembre, con la quale, scusa, si è lanciata appunto la guerra infinita, la guerra al terrorismo. La Libia annega in un oceano di sangue. I neri vengono linciati in massa, loro città come Tabarga svuotate e ridotte in macerie. Si dà la caccia a chiunque abbia avuto a che fare con lo Stato. 8.000 detenuti politici in carceri segrete sotto tortura. Qui, prigionieri libici ingabbiati vengono costretti a inghiottire la bandiera verde della Jamahiriya. Inorriditi, i Medici Senza Frontiere abbandonano la Libia. La barbarie raggiunge il culmine con il linciaggio di Gheddafi, catturato mentre combatteva per il suo popolo nella natia Sirte. Un linciaggio di belve al guinzaglio dei nostri governanti. Una belva donna se ne compiace. We saw, he died. Per la coalizione dittatori del Golfo, NATO e relativi media e ONG è giunto il turno della Siria. I popoli su entrambi i lati di questo lago hanno un interesse a farne un lago di pace e collaborazione, ma ci sono interessi più forti che vogliono evitare questo scenario.
noi ci sforziamo di migliorarlo, di renderlo un'area di amicizia e di pace. È un'impresa assai difficile oggi, a causa dei mezzi di informazione, che sono diretti da chi vuole portare la gente allo scontro. Oggi è un giorno qualsiasi della settimana e c'è sempre comunque, ogni giorno, della gente che viene spontaneamente, gliel'abbiamo chiesto, a manifestare contro questa aggressione in appoggio del proprio paese e del proprio governo. Il venerdì sono di solito milioni, ma non vengono raccontati. Questa gente che manifesta per il suo paese è ignorata dai mezzi di informazione. Bisogna sapere qual è il ruolo della Siria. La Siria è la culla della resistenza in questo tormentato Medio Oriente. Chi allora vuole indebolire la Siria? Non do la risposta, la lascio ai suoi spettatori. Questa è la nostra posizione politica, questo è il nostro impegno. Coloro che sono contro la resistenza, contro la liberazione dei territori occupati, hanno per interesse vitale quello di colpire la Siria. Ci sono due tipi di opposizione in Siria. Il primo, condiviso anche all'interno del partito Baas, che chiede riforme, cambiamenti che superino i limiti del passato e ci facciano avanzare verso il futuro. Il secondo, che rifiuta a priori l'assetto economico e sociale del paese, che oggi garantisce gli strati deboli. Questa seconda opposizione rifiuta il dialogo e una soluzione concordata per il futuro. Si tratta di sunniti integralisti, gente dei settori più disagiati, ma ce ne sono altri dal Libano, dall'Afghanistan, dalla Turchia, dal Caucaso. Proprio oggi un presidente caucasico ha dichiarato alla televisione russa che vi sono elementi armati che da lì sono passati in Turchia per infiltrarsi in Siria e sono combattenti con un passato anche in Afghanistan. E se vincessero sarebbe la fine per la Siria, scomparirebbe dalla carta geografica come Stato, verrebbe frazionata in Bantustan, alawiti, sunniti, drusi, curdi, cristiani, ognuno per sé, e i cristiani dovrebbero disperdersi nel mondo, come è successo in Iraq. Il mio nome di battaglia è Abdelaziz, è da Genudia in Libano. Dopo aver fatto una strage all'ufficio postale, abbiamo attaccato una stazione di polizia a Shabur dalle 8 del mattino all'1. Con una ruspa abbiamo sfondato e piazzato un barile di esplosivo nel cortile e sparando lo abbiamo fatto esplodere. I poliziotti sono usciti con le mani alzate, ma abbiamo continuato a sparargli addosso. Zarqawi stava creando un comando generale a Hama, chiamato Comitato di Coordinamento. Ha diviso gli arruolati in gruppi media e gruppi sicurezza. Io ero nel gruppo media. Chiamavo canali come Al Jazeera, Al Arabiya, Orient TV e inventavamo storie di copertura per i sabotaggi e i crimini commessi dal nostro gruppo sicurezza, che rapiva e uccideva persone e impiegati dello Stato. Noi dicevamo che erano stati rapiti dal governo e dalla polizia. Ci inventavamo tutto, anche che l'artiglieria bombardava le case, quando l'esercito neanche c'era. Ci fecero avere panini imbottiti di denaro e di compresse frantumate di droga. Dopo aver interrogato i rapiti, li uccidevamo e li gettavamo nel fiume Orontis. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Questi islamisti sono simili ai teocrati israeliani e finiscono con l'accordarsi con Israele. Hanno molti punti in comune. Da un punto di vista non di setta o confessione, ma laico, che accetta tutti, non c'è possibilità di intesa. Bisogna affrontarli. Certo, ci troviamo nella stessa situazione. Il quadro geopolitico è lo stesso, dal Medio Oriente fino all'Iran. Ovunque è lo stesso problema, lo stesso conflitto. Ci sono dietro gli americani che utilizzano questo Islam politico per destabilizzare, per raggiungere i propri obiettivi. L'uso degli estremisti islamici è una costante degli USA. We love Bashar al-Assad, we want him. This is our president and we are so proud to be Syrian and to have this president in Syria. Thank you. Why are they attacking Syria? Why are they against Syria from outside? Because they don't love us, because we are straight and they don't like to be anyone to be straight and that's why, because they're liars. That's why. Bashar al-Assad!
Taciuta viene anche l'esistenza di una opposizione non irrilevante che non fa il gioco degli interessi stranieri e integralisti e persegue la via politica. La capeggia il vescovo maronita Tony Dora, leader del Movimento Indipendente di Opposizione. Io rifiuto la corruzione di questo regime, ma rifiuto anche il rovesciamento di questo governo. Il presidente Bashar al-Assad è un grande difensore di tutte le diverse religioni. È una garanzia per tutto il popolo. È un brav'uomo ed è onesto e mantiene le sue promesse. Ma poi c'è il partito Baas che vuole un ruolo dominante, la burocrazia, i servizi segreti. Il problema sta lì. Noi ci fidiamo di questo presidente, di questa persona, piuttosto che di tutto il regime. Credo che in Siria occorra un regime laico e democratico, ma non sarà realizzabile su due piedi, non con una guerra. Ci vuole educazione, cultura e questo richiede tempo. Homs diventa la capitale della rivolta armata. Da noi viene chiamata la città martire. Le milizie del Free Syrian Army, approfittando del ritiro delle forze governative concordato con gli osservatori, occupano il quartiere di Baba Amr, laddove lanciano attacchi contro le aree vicine. Chi non è con gli islamisti paga con le torture la vita. A copertura vengono diffuse a getto continuo bufale come queste. In tutto l'Occidente gira un video che attribuisce ad Assad questi maltrattamenti. Qualcuno scoprirà che è stato girato 4 anni prima a Beirut e mostra libanesi alle prese con detenuti. 2 days later we got an email from a person who requested anonymity. He doubted the video's authenticity. This video is not in Syria. This was shot in Beirut years ago on the 7th of May attacks. The video shows members of Hezbollah and Amal. In un altro video si vedono i miliziani preparare per le TV, con comparse e vernice, una scena di morte e di sangue da scaricare sulle truppe governative. Racconta che nelle iniziali manifestazioni pacifiche poi sono spuntati uomini armati che sparavano sui poliziotti. I mercenari si infiltrano nelle città e usano la popolazione come scudi umani da cui lanciare attacchi su quartieri e forze dell'ordine. La rivolta è circoscritta ad alcuni isolati. Nel centro, dove non si vuole sapere di rivoluzioni e si discute soprattutto delle difficoltà economiche provocate dalle sanzioni, la vita sembra scorrere normale, ma nelle aree dove penetrano i terroristi si respira un'aria diversa. Si odono colpi di fucile, l'ospedale civile è semideserto. Vedete che io sono davanti a una finestra frantumata, i vetri sono rotti, ci sono le pallottole nel muro, hanno sparato dalla strada dei cecchini per colpire l'ospedale, per colpire la gente dell'ospedale. Lo scopo è quello di intimidire, di non far curare, non vogliono che l'ospedale funzioni. Funziona invece l'ospedale militare. Ospita le vittime del terrorismo islamista, invisibili in Occidente. Anna Italia, Sahafi Italia. Allo Sala. Quest'uomo è stato ferito al braccio, vedete? È stato ferito allo stomaco, è stato ferito alla faccia. È uno dei tantissimi che in questo ospedale di Homs si trovano e sono in queste condizioni, tutti colpiti da questi cosiddetti insulti. Secondo i rivoltosi, qui i medici torturerebbero e darebbero fuoco ai genitali dei pazienti. Questo ragazzo, ci spiega il fratello, gente venuta dal Libano ha sparato a spalle, torso e ventre e poi gli hanno tagliato la lingua. Nel centro culturale della città sono riunite le famiglie che hanno subito gli assalti degli islamisti. Le loro parole si perdono nell'uragano della propaganda occidentale. Esecuzioni, rapimenti, incendi di case e di scuole delle ragazze. I loro cellulari raccontano storie agghiaccianti. Qui
siamo tra i familiari delle vittime uccise dagli insorti, dai mercenari, dai terroristi, come volete che si chiamino. E i documenti che vedete sono non soltanto quelli delle case che sono state distrutte, assaltate, incendiate, ma sono anche i documenti, i certificati di morte delle persone che hanno perso il marito, il figlio, il fratello, lo zio. Questa è una situazione che merita comprensione e soprattutto che merita di essere conosciuta fuori, nel mondo, dove si parla di tutt'altro. Forse il futuro del mondo dipende da quello che succede in Siria. Abbiamo di nuovo due blocchi, quello con gli USA e quello con la Russia. Oggi il punto di scontro è la Siria, perciò la Siria sarà decisiva non solo per i popoli arabi, ma per il futuro del mondo.